buongiorno a tutti, mi chiamo Marco, sono nato e vivo ad Urbino, ho 49 anni. Ho iniziato a Quantacura, si inseriva nella macchina a rullino. Come è partita la passione di preciso non so, so solo che un giorno ho deciso di comprarmi una macchina e ho cominciato a scattare. Per cui con la prima macchina ho cominciato a fare degli scatti, ovviamente nella mia città, in Urbino, delle piccole cose che poi andavo a vedere una volta sviluppato, i primi disastri, perché i primi rullini poi non si sa che cosa c'era dentro, perché ero praticamente inesperto. Giorno dopo giorno ho cominciato ad appassionarmi sempre di più, insomma. Però io onestamente come fotografo posso dire a questo punto di essere nato col digitale, lì veramente ad aver scoperto la fotografia. Nel mio zaino c'è sempre una Nikon D80, una Nikon 300S e poi i miei obiettivi. C'ho un Nikon 50 mm, focale 1.8, poi ho un Tokina 11-16, un Nikon 17-55 e un Sigma 70-200. E poi chiaramente un cavalletto, poi ho dei filtri ND e poi anche graduati. Nelle mie foto ci sono spesso gli occhi delle persone, quello che mi rimandano. Ritengo che la fotografia è un prolungamento della propria vista, della propria mente. Cerco ogni volta che scatto di riportare un sentimento nella fotografia. Difatti raramente faccio degli scatti di architettura, di monumenti. Non possono mancare nelle mie foto le situazioni di tutti i giorni, dal postino che consegna la lettera al barista e ai visi, ai volti. Ho imparato ad avvicinarmi alle persone, a chiedere con gentilezza, poi qualcuno è disposto, qualcuno un po' meno, però è quello che voglio rappresentare, le persone e le situazioni di vita quotidiana. Il mio obiettivo giornaliero è quello di guardare fuori dalla finestra, se vedo la luce giusta prendo la macchina e parto, può essere l'alba, può essere il tramonto, insomma quei momenti della giornata, quelli sono particolari, insomma. E questo è il mio modo di fotografare. Devo ringraziare una persona, un amico, Patrizio, che è un grande fotografo. Tutte le volte che sono uscito con lui mi guidava e dire guardati attorno, quello che ti interessa, quello che senti dentro, perché sono gli scatti che ti verranno meglio e saranno quelli più belli, saranno quelli che i tuoi amici apprezzeranno di più. Un saluto a tutti, anche se non li conosco, però magari ci conosciamo vedendo le foto, e anche lì a volte guardando le foto mi viene di cercare di capire il carattere, come sono, cosa intendono per fotografia, e quindi è piacevole vedere e condividere. Quindi dico ai miei amici, per così dire, ai miei alle persone che sono appassionate come me di fotografia, di continuare su questa strada, di condividere, di non abbandonare. Ho iniziato che non sapevo nemmeno montare un rullino, adesso non sono un professionista e non voglio esserlo assolutamente, perché non è il mio mestiere, però è una gran bella cosa poter tornare a casa con uno scatto, guardarlo, è una cosa meravigliosa. Io vi ringrazio tanto, perché voi siete dei professionisti, e dei professionisti che si interessano di persone come me è una cosa estremamente piacevole. Quindi vi ringrazio veramente di cuore, ringrazio te per il tuo interessamento e per il tempo che mi hai dedicato.